L'arrivo della tappa della Tirreno Adriatico e Paraditivo per noi è un risultato importantissimo, un risultato al quale ambivamo già da diversi anni e siamo estremamente soddisfatti di averlo ottenuto in questa annata, perché portare il ciclismo di alti livelli, la seconda corsa a tappe a livello nazionale, corsa di eccellenza per la preparazione al Giro d'Italia, vuol dire portare il grande professionismo, quindi lo sport ad altissimo livello, sul nostro territorio. È un valore sportivo importantissimo, perché quella gara di quest'anno avrà un parterre internazionale veramente di altissimo livello. I più grandi campioni del mondo si sfideranno sul nostro territorio. 200 televisioni collegate in tutto il mondo, e quindi qui c'è la ricaduta importante per il nostro territorio, perché tramite il grande sport si fa anche promozione territoriale, si fa anche turismo e si fa in modo che quelle persone che non conoscono o coloro che nel momento di pandemia non possono raggiungere fisicamente il nostro territorio, lo vedono arrivare nelle loro case tramite le bellissime immagini che verranno prodotte dalla RAI. Quindi sarà momento di sport, momento di promozione e momento di rilancio per il territorio in un periodo così difficile. Abbiamo sempre creduto e oggi, ancora più di ieri, in un momento difficile che è quello che stiamo vivendo da un anno, la pandemia sanitaria, con gli altri della maggioranza abbiamo creduto che in parallelo bisogna continuare a convivere con questa situazione, e perciò è importante ridare la speranza, perché lo sto dicendo sui tavoli, ecco, regionali e provinciali, al di là della pandemia sanitaria che sta generando una pandemia economica, c'è anche un'altra pandemia che è lo stress psicofisico che i nostri concittadini stanno vivendo. Ecco, e perciò dobbiamo ridare la speranza, rimotivare, e con lo sport, il ciclismo, che è la dimostrazione della fatica, ecco, dell'arrivare, di superare gli ostacoli, di arrivare alla meta, ecco, la più grossa opportunità che possiamo dare attualmente nel nostro territorio. Noi ci stiamo credendo da un anno e mezzo, stiamo intensificando i grandi eventi, proprio andando a prendere proprio anche ulteriori tappe, ulteriori appuntamenti che vengono abbandonati o che subiscono la rinuncia di altre regioni. Quindi Tirreno Adriatica, quindi Giro d'Italia, quindi altri eventi che verranno protagonista l'Abruzzo. Questo chiaramente può essere possibile soltanto con la vicinanza degli amministratori, può essere chiaramente consentito soltanto con società che si impegnano nell'organizzazione, spesso persone che ci mettono del proprio per organizzare situazioni e ambiti così difficili poi da gestire.